possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. 16 minuto primo, buongiorno, anzi buon pomeriggio amici, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, Maria Vitale con voi anche in questo assolatissimo e caldissimo giovedì 9 luglio. Sono riuscita a raggiungere in mezzo ai suoi giri il nostro campione della sicurezza e soprattutto l'uomo della sicurezza, collegato con me telefonicamente c'è Francesco Ciano di Più Sicurezza. Ciao, buonasera, bentrovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, sei, mi raccomando, all'ombra perché c'è un caldo tremendo quest'oggi. Sì, oggi sono in un ufficio un po' speciale, è un autogrill, quindi... Allora sì. Sono parcheggiato in macchina, quindi ho fatto un po' di coda, quindi speravo di riuscire a fermarmi, se no mi tocca farlo mentre guido e non è carino. Dai. No, soprattutto è meglio non distrarsi troppo. A proposito, sì. Francesco, dicevi la settimana scorsa che in questo periodo sono tantissimi gli interventi da fare e soprattutto le installazioni da fare, perché chi deve allontanarsi... perché giustamente sono contenta per loro, per vacanza, per ferie, insomma, devono aggiornare e mettere a posto i sistemi di sicurezza. Quindi sappiamo che sei molto impegnato in questo periodo, però io non posso non farti una domanda. Tra l'altro, ieri su Mole24, che è un quotidiano online piemontese, è apparsa la mappa dei quartieri un pochino più, anzi quelli più pericolosi di Torino. Io so che tu invece hai un'altra mappa, che è quella del crimine a Torino, è corretto? Sì, è la mappa del crimine. Diciamo che è stato fatto uno studio abbastanza recente, concluso quindi in questi giorni, ed è appunto una mappa del crimine che mappa il territorio torinese. Ecco. Che, insomma, per chi conosce Torino sa che ci sono delle zone un po' critiche, che sono quella appunto di Barriera di Milano, insomma, che è conosciuta perché sì, è un po', come dire, è la periferia un po' più brutta. Sì. E poi c'è un dato che insomma mi ha un po' stupito, è la zona del centro. Quindi, è una novità questa. Di via Cavour, sì, via Cavour, via Po, piazza Carlo Felice, quindi soprattutto di fronte a Porta Nuova ci sono i giardini che sono praticamente ormai diventato una sede di spaccio e di senza tetto. Ecco. Quindi non è una bella cosa da vedere. No, come tutte le grandi città, le stazioni, la zona delle stazioni, ma che sia Parigi, che sia Roma, che sia Torino, che sia Milano, è sempre mal frequentata perché arrivano i turisti, perché arriva gente che parte, che va e che viene, quindi ci si concentra un po', credo anche soprattutto per gli scippi o cose di questo genere, mi sbaglio? Ma allora, il dato è preoccupante, che praticamente c'è un reato ogni 20 minuti a Torino, quindi se ci pensi insomma abbastanza sconcertante. Molto, sì. E, quindi sono, e nelle zone che parlavamo prima, che sono le zone rosse, ce ne sono stati praticamente dall'inizio dell'anno 2400 in totale. Sì, ma suddivisi come? Diciamo che le forze dell'ordine si danno anche da fare, perché comunque ne hanno restati, dico, 264... E hanno fatto 400 denunce. Il problema è, insomma, un po' di fondo di questa situazione, che nonostante lo sforzo importante che fanno le nostre forze dell'ordine per i reati, e qui apro le virgolette, ma per le grandi, anzi facciamo le virgolone, per i reati minori non si fanno più di una notte di carcere, quindi poi alla fine sono fuori. Figurati. E quindi possono di nuovo commettere il reato se li trovano magari davanti abbastanza... davanti alle forze dell'ordine. Quindi sì, questo sì, forse è veramente il dato un po' più triste di questa indagine. I reati di cui stiamo parlando in queste zone, hai una classifica di più furti d'auto piuttosto che scippi, piuttosto che furti in alloggio? Allora, praticamente i furti complessivi praticamente nel, come dire, del 2018 sì, sul 2019, quindi parliamo di 128 mila furti. Sì, anzi, scusa, sono stati 64.000, sì, quindi è un dato, cioè, per carità, è un dato importantissimo, però c'è stato un calo del 12%. Quindi i reati per lo più sono tutti in calo, quindi i furti con strappo sono stati 1.300, quindi sono scesi di circa il 5%, furti con destrezza 13.000,
Sì. E in abitazione sono 9.000, nonostante comunque si pensa che siano, come dire, statisticamente siano più alti. Invece negli esercizi commerciali abbiamo comunque più di 4.000 furti, anche qui sono in calo. Però è proprio la sensazione poi che c'è, sì, di insicurezza. Considera che questi sono dati ufficiali, quindi vuol dire che tante persone magari subiscono uno scippo, un furto e non lo vanno a denunciare. Certo, perché spesso appunto, come hai detto tu, una notte via, no? Poi sono liberi. Sì, i dati che praticamente i reati che sono in aumento sono le rapine, che abbiamo un più 3% rispetto all'anno precedente, sì. E sono 1986, che non sono poche. Diminuiscono estorsioni, usura, sì. Praticamente rimangono, come dire, aumentano anche i soggetti arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, certo. E emerge un dato molto allarmante, che è quello che è in aumento del 27% delle violenze sessuali. Quindi questa è veramente. Quindi poi, violenze sessuali che poi si va a ricollegare sempre comunque al mondo delle donne, perché sì, esatto. Sono sempre le donne che certo. Subiscono violenza. Esatto. Tra l'altro, la curiosità che mi ha colpito è che ci sono più furti in appartamento che in negozi e in aziende. Questo perché magari le aziende e i negozi si tutelano di più con i sistemi di sicurezza rispetto alle abitazioni? No, secondo me è perché ci sono più abitazioni che negozi. Ah, è proprio una questione di percentuale. Ogni proprietario di un negozio almeno c'ha una casa, e quindi almeno quella finisce uno pari. Però ci sono poi tutti quelli che non hanno i negozi, quindi statisticamente ci sono più abitazioni e avvengono più furti in abitazioni. Ma per chi il mercato per noi che ci occupiamo di tecnologia, il mercato dell'abitazione è quello ancora meno protetto rispetto ai negozi, che comunque bene o male tutti hanno un antifurto. Sì, certo, perché magari l'attività sei un pochino più portato a pensarci, no? Ma poi magari in alloggi dici, ma alla fine non ho niente, cosa devono prendere, no? Sì, poi tra l'altro, per quanto riguarda i negozi, ci tengo a ricordare che abbiamo questo sistema che è collegato direttamente in video con le forze dell'ordine, quindi anche qui se abbiamo dei possessori di partita IVA, perché questo progetto è legato in modo specifico alle partite IVA, possiamo comunque collegare il sistema di videosorveglianza direttamente con le centrali operative dei carabinieri, quindi 112 e 113. Che non è da tutti, ecco, cioè, questo specifichiamolo, Francesco, perché per te è quasi normale, no? Dire sì, noi possiamo collegare con le forze dell'ordine, però non possono farlo tutti, bisogna avere un'autorizzazione particolare, no? Per chi fa impiantistica. Sì, noi siamo comunque, ce la possiamo anche tirare un po', perché abbiamo un tesserino rilasciato come partner delle forze dell'ordine, quindi partner tecnologico, ed è un accordo che è stato fatto con il Ministero degli Interni e quindi le associazioni di categoria, certo. E quindi questa è una cosa, deve essere un vanto. Esatto. È tanto da lavorare, perché quando vai a parlare con le persone, tanti non sanno neanche, non pensano neanche che sia possibile fare una cosa del genere, certo. Dicono mi stai prendendo in giro, e allora praticamente poi vi facciamo vedere le varie documentazioni, abbiamo comunque i riferimenti delle centrali operative delle forze dell'ordine, che volendo possono telefonare e chiedere riscontro in merito. No, è una cosa, non ce l'hanno tutti, invece noi dobbiamo dirlo, perché se non lo si, l'informazione è anche questa, no? Nel senso che se c'è un valore aggiunto che tu puoi offrire con i tuoi sistemi di sicurezza e aggiungere ancora altro valore a quello che fai, perché non dirlo? Anzi, è necessario dirlo, perché il cliente deve comunque saperlo, no? Adesso siamo un po' i capofila di un progetto un po' sperimentale. In realtà questo sistema c'è da anni, ma adesso ci hanno rilasciato un po' tutta la gestione tecnica. Poi
insomma, cioè, noi piemontesi siamo sempre un po' quelli che fanno da pilota, no? Sì. Quindi stiamo partendo con un progetto pilota qua in Piemonte, gestito da Più Sicurezza, e poi andrà a Milano, che la rappresento, e che poi sarà replicato a Milano, insomma, in tutta Italia. Ah no, pensavo a Milano come al solito. No, no, vediamo se riusciamo a farcelo portare via, dai. No, vediamo se questa volta se diventiamo un pochino più furbi, che dici? No, dai, cerchiamo di tenercela stretta, anche se comunque la sicurezza di tutti, però insomma, certo. L'obiettivo è poi avere dei riferimenti, esatto. Uno o più per regione, esatto, insomma, esatto. Avere, come dire, dei sistemi di alta sicurezza e poi tenerseli per sé, secondo me non ha senso. No, difatti no. Una cosa, devono essere tutti, perché poi la cosa bella, oltre ad avere il collegamento diretto in caso di rapina con le forze dell'ordine, tutte le telecamere esterne che sono collegate a questo sistema, sì, possono essere attivate dalle forze dell'ordine, quindi ecco. Mettiamo, tanto per parlare della zona brutta che stavamo parlando prima di Torino, quindi mettiamo che in corso Giulio Cesare praticamente sì. Avviene un furto, sì. Dalla centrale operativa si possono collegare con tutte le telecamere esterne dei clienti collegati e vedere vedere tutte le telecamere della centrale operativa. Ma bisognerebbe fare dei... a zoomare, fare la zona, certo. Tante auto, insomma, nonostante dicono che le nostre forze dell'ordine non siano all'avanguardia, ma tante auto delle forze dell'ordine hanno il monitor con la mappa dove compare praticamente il punto dove c'è il furto. Figurati. E quindi diciamo che insomma, ci stiamo attrezzando, dai. Insomma, non ci manca proprio niente. Queste trasmissioni servono proprio per informare, soprattutto, che le alternative a quello che potrebbe essere più buttato verso il destino, se va bene, se va bene va bene, se va male pazienza, mentre invece ci sono tutti gli strumenti per far sì che insomma si cerchi di tenere il più lontano possibile il furto e la rapina, insomma i modi ci sono, esistono, e quindi è giusto farli conoscere. Sì, senz'altro. Tra l'altro, per questo progetto abbiamo comunque un link diretto dal nostro sito che praticamente è videoallarme.com, sì. Dove all'interno ci trovano tutte le informazioni delle cose che insomma che vi ho detto. Sì. E poi abbiamo messo su un sistema per la richiesta di assistenza online, quindi il cliente veramente si registra col suo account, sì. E per velocizzare e migliorare il servizio la richiesta viene fatta direttamente dal sito, che viene caricata e poi viene gestita, perfetto. Dalla nostra parte tecnica. Allora, ricordiamo che il sito dove trovare tutte le informazioni delle cose della quale abbiamo parlato oggi, ma anche in tutte le altre puntate, della quale parleremo ancora in altri appuntamenti, è sempre il sito www.piusicurezza.it, giusto? O com? .com. Ok. E poi okay. C'è un numero verde, che è quello, insomma, un numero che serve per tutto. A gratis, sì, 800 96 70 78. E poi insomma seguiteci anche sui social. Ah sì, perché tu hai anche, vabbè, a parte su Facebook il sito Più Sicurezza, poi c'è quello tuo personale, che comunque pubblichi sempre roba di lavoro, ogni sì. Tanto qualcosa di personale, ma proprio poco, e poi naturalmente c'è anche il tuo canale TV, dove ti fai anche vedere, mostri, spieghi, insomma c'è veramente ogni possibilità, la più ampia possibilità di conoscere benissimo tutto quello che sei in grado di fare per la sicurezza della casa, dell'abitazione, del negozio, dell'azienda, dei quartieri addirittura. Quindi c'è veramente un mondo sicuro quando si va su Più Sicurezza. Sì, questo senz'altro. Poi collegandomi alla mia pagina privata, che c'è molto aziendale, diciamo che io lavoro quasi sempre, quindi sì. mi viene difficile di mettere qualcosa di privato. Comunque, nel senso che ci metti poco di personale, perché non ce l'hai il personale, non hai più niente di personale, lavori sempre. Ma, va bene, dai, va bene così, dai. Lavoro nobilita all'uomo. Esatto. Dovrei già lei a quest'ora, ma invece niente. Esatto. Non ti chiedo se giovedì prossimo sarai con noi, perché io comunque in ogni modo ti raggiungo in qualche antro, in qualche via, in qualche sì, corso, in qualche modo ci raggiungeremo. Ti ringrazio davvero. Facciamo dalla barca, dai. Dalla barca, insomma, sarei molto contenta per te, anche perché si possono allarmare le barche, ma le barche si rubano? Sì che le rubano, soprattutto le rubano quando sono ormeggiate dentro il porto.
Quindi nonostante abbiano gli antifurti, nel momento in cui sono nel porto è il momento in cui sono abbandonati. Ma come se le portano silenziosamente? Anche gli oxigeni per le barche. No, ecco, una volta, guarda, ne dobbiamo parlare di questa cosa, perché io non riesco a immaginare il ladro dove si mette sotto la barca e nuota. Si butta in acqua, l'unica cosa che può fare è con la pietra al collo così. Poi, con le pinne, poi la porta fuori, non lo so. Mi piacerebbe capire come funzionano questi furti. Va bene, ne parleremo nei prossimi appuntamenti. Grazie a Francesco Cialo di Più Sicurezza, appuntamento alla prossima settimana, ti aspettiamo. Grazie a voi, ciao, buona serata. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Io vi do appuntamento perlomeno alla prossima con sempre i nostri specialisti. Grazie per averci seguito dunque e a presto. Radio Dream on Fly. Si vola in alto.